Ci sono sfide che non si possono perdere, ci sono sfide che valgono un'intera stagione sportiva. Quella tra Rapido Latina e Acqua e Sapone Emmecross appartiene a questa categoria di partite. Un match che per entrambe mette in palio probabilmente i tre punti più pesanti di tutto il campionato. Dal palazzetto dello sport di Via dei Mille un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Non c'è il pubblico delle grandi occasioni, mentre arriva adesso il fischio d'inizio di questo incontro sul tentativo di Cavinato, poi il sinistro e la parata da parte di Simone Chicchio. Rapido che adesso prova a essere pericolosa con questo pallonetto di Lucas Maina. Acqua e Sapone, attenzione, il tiro e il gol, vantaggio da parte dell'Acqua e Sapone, diagonale chirurgico di Cavinato, conquistato il pallone da parte dell'Acqua e Sapone, ancora un'occasione, questa volta Simone Chicchio compie una prodezza. Calcio d'angolo battuto adesso, il tiro in porta violento da parte di Avellino, ancora Avellino, Bacaro, se ne va Bacaro, tiro di Bacaro, Mammarella si oppone con le ginocchia, un po' alla meno peggio, bellissimo il lancio di Mammarella, che azione meravigliosa da parte dell'Acqua e Sapone. Attenzione, ancora Simone Chicchio, miracolo su Borruto, Maina, dentro il pallone per Mattias Lara, tra questa nuova manovra, finta, meravigliosa la parte di Calderolli, attenzione a Calderolli, dentro il pallone Simone Chicchio. Dal punto di vista difensivo, fino a questo momento impeccabile, qui c'è un fallo grosso come una casa su Mattias Lara. Non ha nessun problema a raccogliere questo pallone. Avellino conquista il pallone, attenzione Avellino. Avellino il gol sul secondo palo, Luciano Avellino è riuscito a catturare questo pallone e a castigare la retroguardia dell'Acqua e Sapone. Con il sinistro di Bacaro, rilancio di Mammarella precisissimo per Borruto. Borruto ha tentato di superare Chicchio che non si è lasciato sorprendere. Ancora la Rapido, adesso la partita sta diventando bellissima, Regliano, il tiro da parte di Terenzi che termina sul fondo. Partita veramente molto corretta finora, Battistoni, Battistoni, il sinistro di Battistoni, Mammarella si oppone. Battistoni, rilancio in profondità per Menini, esce Mammarella. Dall'altra parte c'è una chance per la squadra dell'Acqua e Sapone, Simone Chicchio ci mette una pezza. Ancora l'Acqua e Sapone con questo sinistro tentato da Cavinato. La formazione dell'Acqua e Sapone, il tiro e il gol, invenzione da parte di Cavinato sul secondo palo, sul terreno di gioco da qualche secondo, ancora il sinistro da parte di uno scatenato Cavinato. La squadra dell'Acqua e Sapone con questa difesa 2-2, parata da parte di Mammarella che ci mette il guantone. Scucchiaiata per Menini, perfetta da parte di Battistoni, Mammarella. Sarebbe una mazzata di tacco adesso per Arellano, bella azione da parte del Rapido con Maina di mister Basile, doppio passo da parte di Menini, se ne va Menini, Menini dentro questo pallone, Avellino di piatto, parata di Mammarella, non è finita, Maina, tiro e gol, esplode il Palabianchini di fronte a questa marcatura del proprio centroavanti argentino Lucas Maina. A non andare nuovamente sotto, giocata meravigliosa di Lucas Maina che poi prova questo suggerimento dentro per Lara, il tiro di Lara, guadagnato rimessa laterale il massimo da quella circostanza, ancora Borruto, attenzione il tiro improvviso da parte di Calderolli, l'Acqua e Sapone con Calderolli, circolazione velocissima, il tiro effettuato, strutturata, è stata programmata per fare meglio rispetto alla posizione di classifica, è arrivato il gol del 3-2, nel frattempo ha segnato un gol pesantissimo Cavinato quando mancano 30 secondi alla conclusione del match. Questa probabile sconfitta, anche se adesso c'è ancora il tentativo da parte di Vinicius Bacaro e Mammarella, da grande portiere qual è, riesce ad opporsi. Finisce qui, vittoria da parte dell'Acqua e Sapone proprio nel finale, 3-2 dal palazzetto dello sport di Via dei Mille. Un cordiale buonasera e a risentirci da Enrico Pasquali Coluzzi.